Dunque, facciamo l'ultimo esercizio, dopodiché non mi vedete più per un po', che come vi ho promesso è un altro tema simile esame, quindi una simulazione d'esame che questa volta è sull'argomento delle simulazioni. Okay? Non spaventatevi dalle formulette che vedete all'inizio, poi la cosa in realtà è più semplice da capire. Leggiamo insieme il testo, poi proviamo a risolvere per sommi capi l'esercizio. Una ditta ha bisogno di immagazzinare diversi tipi di oggetti, ognuno caratterizzato da un determinato ingombro. Possiamo immaginare il peso, il volume. Nel corso delle normali operazioni, gli oggetti vengono continuamente portati nel magazzino per essere stoccati e rimossi. Quindi questi magazzini in cui porto e tolgo cose. È lo scopo dei magazzini. La gestione del magazzino è un aspetto cruciale, come in molte organizzazioni, si vuole preparare un simulatore per valutare l'efficienza di diverse configurazioni. Vabbè. Se la ditta tratta diversi tipi di oggetti, ognuno caratterizzato da un determinato ingombro. Questa è una frase ripetuta, scusate. Via. Il magazzino è composto da n locali, locale 1, locale 2, eccetera, fino al locale n, i quali locali hanno una capienza, ciascuna, C1, C2, C3, Cn. Questa capienza ovviamente sarà definita in un'unità di misura che è compatibile con l'ingombro degli oggetti. Quindi se l'ingombro intendiamo un peso, la capienza è il peso massimo, ma più probabilmente l'ingombro sarà un volume e quindi la capienza è il volume massimo del magazzino. Non ci poniamo problemi di forma qui, ok? Quindi pensiamo di avere oggetti liquidi o comunque deformabili. Si definisce Z con I, il fattore di carico del locale L con I. E cos'è questo? È il rapporto tra la somma degli ingombri degli oggetti presenti nel magazzino e la capienza del magazzino. Cioè, se è vuoto sarà 0, se è strapieno sarà 1, se è pieno a metà sarà 0,5. È la percentuale di riempimento, se vogliamo. La chiama fattore di carico Z. Il tempo T necessario per stoccare un oggetto nel locale, LI, è la somma di due termini. Quindi, quando devo stoccare un oggetto ci impiego un certo tempo. Questo tempo è determinato da un fattore costante T con S, tempo per lo stoccaggio, ed uno proporzionale a quanto è utilizzato il locale in cui si vuole mettere l'oggetto. Cioè, l'idea è che se il locale è vuoto faccio in fretta, se il locale contiene già molti oggetti, il tempo necessario per stoccare un nuovo elemento magari mi obbliga a riorganizzare qualche cosa e quindi ci vorrà più tempo. E quindi il nostro modellino sarà tempo uguale, tempo di stoccaggio costante, più Ks, che è una costante di proporzionalità, per Z con I, che è il fattore di carico di quel magazzino. Quindi, posare un oggetto in un magazzino, in un altro, non è equivalente, dal punto di vista del tempo impiegato. Perché più è carico il magazzino, più ci vorrà tempo. Poi, ovviamente, non è detto che in tutti i magazzini sia possibile stoccare l'oggetto, perché alcuni magazzini potrebbero essere già vicini al riempimento. Similmente, il tempo T necessario per rimuovere un oggetto dal locale è dato da una formula analoga, tempo di recupero più costante di proporzionalità per il recupero, Kr, per Z con I. Quindi anche lì, più è pieno, più ci vorrà del tempo per riuscire a recuperare l'oggetto. Questo è il modellino del nostro carico-scarico. Un database contiene la descrizione degli oggetti trattati dalla ditta e l'elenco dei movimenti da e verso il magazzino, quindi abbiamo due tabelle. I primi, cioè gli oggetti, sono memorizzati nella tabella objects, che è fatta così, object ID, description size, dove object ID è l'identificativo univoco dell'oggetto, description è la sua descrizione, size il suo ingombro. Per vederlo dal vivo, la tabella è questa, objects, se guardiamo i dati, object ID in questo caso sono numeri da 1 a 4, qui sono vari tipi di peluche e di dimensione, chiaramente la mucca è molto più grande del topolino, no? Come ingombro 1, 5, 10, 100. Questo è un piccolo database di prova su cui faremo l'esercizio. Poi i movimenti sono memorizzati nella tabella movements, fatta come spiegata sotto, dove ID è un identificativo univoco. Time è l'istante di tempo in cui avviene l'operazione, quindi un numero progressivo, crescente, non necessariamente progressivo, un valore intero crescente.
OpcDD è il riferimento all'oggetto che deve essere preso o recuperato, stoccato o recuperato, quindi posato oppure preso, che è ovviamente una chiave esterna rispetto alla tabella degli oggetti. E poi il direction, che è l'ultimo campo, specifica se l'oggetto viene portato nel magazzino, nel tal caso direction uguale in, oppure estratto dal magazzino, portato fuori, in tal caso la direction è out. Per vedere alcuni di questi movimenti, l'id, come dicevo, è un numero crescente, time è l'istante di tempo in cui l'operazione avviene, objdd, quindi è 3 in, vuol dire arriva un 3, 4 in, arriva un 4, 1 in, arriva un 1, 2 in, arriva un 2, eccetera, eccetera. A un certo punto c'è un 1 out, vedete che di 1 ne sono arrivati 3 nel frattempo, quindi abbiamo immagazzinato, o tutti nello stesso magazzino, o in magazzini diversi, 3 oggetti di tipo 1. A un certo punto dovremo, all'istante di tempo 2109, estrarne uno qualunque dei 3. Quindi ogni magazzino conterrà oggetti di questi quattro tipi o di questi tipi che ci sono a disposizione, ma una quantità variabile di ciascuno di essi. In ciascun magazzino possono esserci tanti oggetti di tipo 1, tanti di tipo 2, tanti di tipo 3, ovviamente nel rispetto della capienza. Il dataset è costruito in modo da non chiedervi mai di dare in out un oggetto che non era precedentemente dato in in. Quindi la sequenza di operazioni ha senso, no? È coerente. Dopodiché, se io avessi un magazzino di dimensione infinita, oppure infiniti magazzini di dimensione che sia a malapena maggiore di quella dell'oggetto più grande, non avrei problemi. I problemi ci sono nel momento in cui ho un numero finito di magazzini di dimensione finita e c'è il rischio che qualche oggetto a un certo punto non riesco a metterlo, perché non ho nessun magazzino nel quale ci possa stare. Perché magari ho fatto delle scelte sbagliate in passato, va a sapere. Di conseguenza, se io non riesco a mettere un oggetto, può anche darsi che non riesca poi a recuperarlo, perché più tardi, magari era l'unico oggetto di tipo 4, non riesco a metterlo perché i magazzini sono già tutti troppo pieni, e più tardi mi dicono recupera l'oggetto 4, ma se io non l'ho messo, non l'ho potuto mettere, quindi ho un errore, e non l'ho potuto recuperare, quindi un secondo errore grave nella gestione del magazzino. E questo è poi il tema su cui giocherà l'algoritmo. Quindi si desidera scrivere un programma per simulare il funzionamento del magazzino, sviluppato in due punti, come sempre. Punto 1 è molto semplice: ipotizzando un unico locale di dimensione infinita, calcolare l'occupazione massima, calcolata come la somma degli ingombri del locale, tenendo conto dei movimenti presenti nel database. Cioè, qual è stato il punto in cui è stato più pieno? Questa non è la differenza tra tutti gli in e tutti gli out, perché devo andare a vedere, no, l'istante di tempo. Quindi, man mano che arriva un in, sommo, quando arriva un out, sottraggo. Se il magazzino è capienza infinita, non mi devo preoccupare di nient'altro. Quindi faccio una running sum, una somma, come si dice in italiano, progressiva, e man mano che vado a vedere i vari parziali, prendo il massimo dei parziali. Infatti, come suggerimento, c'è scritto: non è necessario realizzare un simulatore per fare questo, basta scorrere la lista dei movimenti in ordine temporale. Questo è il punto 1, il valore minimo, il punto minimo per accedere all'esercizio. Poi c'è il punto 2, che invece è la simulazione vera e propria. Dice: simulare il magazzino variando il numero dei locali e utilizzando due policy diverse. Perché è chiaro che a seconda del criterio che utilizzo quando arriva un nuovo oggetto, posso avere dei risultati più o meno efficienti nella gestione del magazzino. Policy 1, l'oggetto viene messo nel magazzino meno occupato. Cioè, mi arriva un nuovo oggetto, vado a vedere tra i magazzini qual è quello che è più vuoto, qual è il fattore di carico minore, lo metto lì, ovviamente se ci sta. Il problema è che se non ci sta in quello che è più vuoto, non ci starà neanche negli altri, se i magazzini hanno la stessa capienza. Se è una capienza diversa, le cose si complicano. La logica di questo qual è? Beh, poiché il tempo di stoccaggio e di recupero è proporzionale al fattore di carico del magazzino,
Facendo così io cerco di minimizzare i tempi. Sono sicuro che quando metto un oggetto lo sto mettendo nel magazzino che mi richiede il minor tempo possibile per poterlo estrarre, inserire. Questo è il primo caso. Nel secondo caso invece dice l'oggetto viene messo nel magazzino con meno spazio disponibile ancora in grado di contenerlo. Cioè con meno spazio disponibile, vuol dire più pieno possibile. Allora in questo caso cerco di riempire bene il primo magazzino prima di iniziare a usare il secondo. Quindi non userò mai un secondo, un terzo magazzino se non è assolutamente necessario. E infatti questa seconda strategia è orientata a minimizzare il numero dei magazzini. Quindi magari riesco, cercando di... Pensate alla prima strategia. La prima strategia è il primo oggetto lo metto nel primo magazzino. Il secondo oggetto, quindi un magazzino è una stanza enorme con un oggetto là in fondo. Il secondo oggetto lo mette nella stanza a fianco, perché è più vuota della prima. Quindi tende a usare in modo uniforme tutti i magazzini, ma cercando di minimizzare il tempo di movimentazione. Mentre la seconda strategia, il primo lo mette lì, il secondo lo mette lì, il terzo lo mette lì, fino a quando la stanza non è piena, non considera il secondo. Ci metterà più tempo, ma userà meno magazzini. Ok, questo è quanto, nel senso che io qua ho ipotizzato un'interfaccia utente, magari la ingrandiamo un attimo, di questo genere, in cui il simulatore ha due parametri, no? E uno è il numero di locali. Faccio simulare ipotizzando di avere un magazzino, averne due, averne tre, averne quattro. E l'altro è la strategia. Io qui ho messo una tendina per scegliere la strategia 1, quella del più vuoto, la strategia 2, quella del più pieno, ad esempio. E poi ho due bottoni, proprio molto semplice, calcolo occupazione sarebbe il punto 1 e simula il magazzino sarebbe il punto 2. Dove il calcolo occupazione in realtà non ha bisogno di questi parametri, semplicemente analizza i dati, quindi avrei anche potuto metterlo sopra il bottone, ma non mi piaceva dal punto di vista estetico. E dopo ci dà dei valori, dice i parametri che si desidera monitorare sono, ecco, i parametri che si desidera monitorare sono i valori che devono essere calcolati dalla simulazione. Magari qualcuno di voi è capace a dirlo, nel senso che qual è, facendo i calcoli matematicamente con questa strategia 1, con la strategia 2, qual è la probabilità che un oggetto non possa essere stoccato. Però non è facile, simulandolo uno non ha una probabilità ma un valore che esce fuori dalla simulazione, ad esempio di qual è il numero di oggetti che non è stato possibile stoccare, perché in nessun magazzino c'era la capienza sufficiente, oppure non è stato possibile consegnare. Allora, questi due casi li chiamiamo in entrambi i casi disastri, cioè questo non deve succedere, non dovrebbe succedere. Quindi da un lato vogliamo avere questa misura per essere sicuri che valga zero, probabilmente, o che sia più piccola possibile. Altro parametro da vedere, il tempo totale impiegato per tutte le operazioni, non il tempo di CPU del programma, quello sarà risorio, il tempo calcolato dalle formulette che ci dicono quanto tempo ci vuole a depositare, a recuperare, il massimo fattore di carico dei locali durante la simulazione. Dice, guarda, io ho fatto la simulazione, alla fine i magazzini al massimo sono arrivati all'80%, oppure al massimo sono arrivati al 98%, oppure al 32%. Allora è chiaro che se io vedessi che i magazzini arrivano al 40% e ho perso degli oggetti, c'è qualcosa che non va nel mio sistema, perché dicevo, con i magazzini vuoti, perdi oggetti, non va bene. Se ho magazzini occupati all'80%, magari ne ho 5, posso pensare di scendere a 4, quindi devo sapere qual è il picco dell'occupazione, che mi dà un'idea del fatto che io sia molto vicino ad aver bisogno di un magazzino in più, oppure possa tentare di utilizzare un magazzino in meno. E poi ci dà dei dati sui valori delle costanti, dice che ipotizziamo che il tempo di stoccaggio e il tempo di recupero siano 60 e le costanti valgano 500 e le capacità dei magazzini siano tutte uguali, siano pari a 300.
Si assuma che i magazzini siano inizialmente tutti vuoti, non viene utilizzata nessuna policy particolare per la rimozione degli oggetti. Allora, questi T e K sono relativi solamente al tempo. Le C sono relative alle capacità, col nostro esempio, ricordiamoci che gli oggetti hanno una dimensione che va da 1 a 100. 1, 5, 10, 100. Quindi la capacità di 300 vuol dire che può contenere fino a 3 mucche. Oppure 300 vuol dire 30 cagnolini, oppure 60 gattini, oppure 300 topolini di peluche. Peluche perché si incastrano bene. Boh, questo è il testo. Allora, visto che abbiamo solo un'ora oggi, sono partito da un progetto base che è un pochino più avanzato di quello che abbiamo visto la volta scorsa, quindi vi risparmio il caricamento del DB, il caricamento del progetto, eccetera, partiamo un pochino più avanti in modo da cercare di arrivare più vicino possibile alla fine dell'esercizio. Allora, io qua appunto ho già preparato il progetto nel quale c'è questa interfaccia grafica, che era quella che abbiamo visto nel testo. Che è questa qui. Quindi una casella di testo, una tendina e due bottoni, oltre all'area di testo sottostante in cui scrivere il risultato. Poi ho la classe main solita, un controller che è un pelino più del copia e incolla dal sim builder, perché ci ho anche messo dentro il modello, quindi col metodo set model. E poi ho le classi che servono, ho una classe model che però è vuota, però l'ho cominciato a scriverla così compilava, e poi gli oggetti che sono i bin e il DAO. I bin rappresentano chiaramente gli oggetti delle tabelle, quindi un oggetto e un movimento. Qui per non chiamarlo object, che in Java ha un altro significato, ci abbiamo messo davanti una W per dire warehouse, no? L'oggetto del magazzino, solo per non confonderci con object, che in Java vuol dire oggetto. La classe object ha tre proprietà: l'id, la descrizione e la dimensione. La classe movement anch'essa ha l'id numerico, non ci interessa, ci interessa però l'istante di tempo, l'object id e la direzione. Qui purtroppo per una loro ribattitura questo object è diventato onJet anziché object, però leggete una b dove c'è quella n, solo che poi quando ci siamo accorti è stato generato tutti i get, i set, quindi si può correggere con più tempo, ma non adesso. E poi il DAO che cos'ha? Ha due metodi che sono getAllMovements, che fa semplicemente una select nella tabella movements di tutto, order by time, di tutti i movimenti in ordine di tempo, e un getAllObjects che restituisce tutti gli oggetti. Allora, la getAllMovements restituisce una lista, perché effettivamente è una sequenza ordinata di movimenti. La getAllObjects in questo caso restituisce una mappa. Una mappa che mappa un valore intero, che è l'id dell'oggetto, nel wObject, che rappresenta le proprietà dell'oggetto stesso. La rappresentazione della mappa anziché la lista rende molto veloce avere l'id e trovare l'oggetto corrispondente. Perché faccio un get sulla mappa e mi dà direttamente l'oggetto. Se poi voglio cercare gli oggetti lo stesso, avrò la mappa.values e mi dà comunque la collection dei valori. Queste sono le classi di partenza con cui dobbiamo lavorare. Allora, cosa facciamo? Prima cosa, carichiamoci il modello, facciamo in modo che il programma, attraverso il modello, carichi questi dati. E le carichiamo all'avvio del programma.
Ah, ecco, forse un'altra cosa che avevo già fatto nel controller, non so se l'ho cancellata o no, ma credo di no. Ecco, nel metodo initialize del controller ho inserito nella tendina due voci che sono meno occupato e più occupato, che sarebbero le due strategie dei magazzini, le due possibili strategie. L'ho fatto nell'initialize perché non c'era bisogno di dati del database, non mi servono informazioni dal model, le ho messe fisse. Quindi l'altra piccola modifica che ho già fatto in questo progetto ma che normalmente non troverete fatta. E quindi la tendina in realtà è già popolata con i valori giusti. Allora, il modello, che cosa deve memorizzare? Sicuramente l'elenco degli oggetti e l'elenco dei movimenti, quando l'elenco dei movimenti non sia troppo lungo per poter essere trattato in memoria. Quanto è lungo qua l'elenco dei movimenti? 1000 righe totali. Quindi in questo caso direi che ci stiamo tranquillamente, questo dataset non è così lungo. Se fosse più lungo dovrei evitare il più possibile di leggerlo in memoria e quindi di fatto leggere una riga per volta durante la simulazione. Poi. Allora, noi abbiamo gli oggetti. Memorizzati a questo punto sotto forma di mappa, mappa integer, virgola, w object. Allora, mettiamo un po' di package a posto. E l'altra informazione che il modello sicuramente deve memorizzare è la lista dei movimenti. Private list di list java. Movimenti. List in java.util, movement è w.movement, scusate. Come si chiama questo maledetto? W.movement, sì. Questi sono i due dati principali che costituiscono il modello, che possiamo pensare di caricare ad esempio nel costruttore, quindi nell'avvio del programma. Public model. Cosa faccio? Carico, uso il DAO per caricare queste informazioni, quindi si chiama il mio DAO warehouse DAO. Uguale new warehouse DAO e poi avrò un object che DAO.getAllObjects e un movements che è un DAO.getAllMovements. Quindi nel costruttore leggo dal database l'elenco degli oggetti e l'elenco dei movimenti, quindi il database dopo non lo userò più probabilmente. E li memorizzo all'interno delle variabili objects e movements del mio modello. Già che ci sono dentro il modello, beh, probabilmente conviene usare get iset, direi get perché non c'è motivo per settare, per permettere a qualcuno dall'esterno di modificare questi dati che sono nel modello, però sicuramente di leggerli sì, perché sennò. E quindi il get objects e get movements me li faccio generare come getter. Boh, questa è la versione minima del modello, contiene i dati, per ora non fa ancora nulla, ma poi aggiungeremo le funzioni man mano che ci servono. Andiamo a controllare il main. In questo caso il modello era già creato, era già settato, quindi mi ero già portato un pochino avanti. Quindi in teoria, se lanciamo il programma, dovrebbe già caricare dal database i dati. Non ce li fa vedere, ma vediamo solo che non dia eccezioni. Parte, poi non riusciamo ancora a vedere nulla perché però il modello è caricato e impostato dentro il controller. Quindi adesso inizia il lavoro vero.
quello non automatico, diciamo. Allora, punto 1, nel punto 1 dobbiamo legare al bottone calcolo occupazione la funzionalità di calcolo della capienza massima del magazzino, come dicevamo, no? Allora, ce lo facciamo calcolare dal modello, ovviamente. Aggiungiamo un metodo nel model, che, dunque, questi sono, se non sbaglio, sono interi. Il valore dell'occupazione è un valore intero, giusto? Size è un int, non un double, quindi va bene un int. Get max occupation. E ci facciamo calcolare questo valore. È un calcolo di massimo. È un calcolo di massimo in cui devo fare il massimo tra l'insieme delle somme parziali di tutti i valori presenti nella lista dei movimenti. Quindi parto con magazzino vuoto, magazzini vuoti, int max uguale 0, quindi per ora il massimo con magazzini vuoti è occupazione 0. Poi leggo via via i vari movimenti e quindi ho un'occupazione effettiva che parte da 0 e che andrò a aggiornare con i vari movimenti. Come lo aggiorno? Beh, andando a analizzare tutti i movements, movement del mio elenco movements. Per ogni movimento calcolo quale sarà l'occupazione del magazzino a valle di quel movimento. Del mio magazzino che stiamo pensando, un magazzino unico di dimensione infinita, ok? Quindi ce n'è uno solo in cui aggiungo e tolgo tutto. Allora, questo movimento com'è? In entrata e in uscita. Se in entrata devo aggiungere, devo sommare all'occupazione corrente l'ingombro dell'oggetto, altrimenti devo sottrarlo. Quindi vado a vedere se move.getDirection è uguale a, dunque, andiamo a vedere il bin che cosa fa. WMovement definisce la direzione con un tipo direction enum, fa un'enumerazione di due campi che si chiamano in e out, che è una sottoclasse, questa enumerazione è una sottoclasse di movement. Quindi uguale in di direction enum. Quindi se in ingresso l'occupazione deve aumentare della dimensione dell'oggetto. Qual è l'oggetto? Beh, l'oggetto me lo faccio dare dal movimento, getObjectID, quindi l'oggetto 3. Ma quant'è grosso l'oggetto 3? Me lo faccio dire da objects.get dell'objectID.getSize. Quindi andiamo passo passo. Move è il movimento. Questo movimento è relativo a un oggetto di cui conosco l'id, move.objectID. Io all'occupazione devo sommare l'ingombro di questo oggetto che ha id uguale 3. Come faccio? Beh, ho la mia mappa objects, quindi dalla mappa objects ottengo, leggo, mi faccio restituire l'oggetto che ha come id quel valore, 3. Quindi object.get di move.objectid, getObjectID, mi dà il wobject, quindi le informazioni sull'oggetto, che ha l'id specificato nel movimento che sto considerando. Di queste informazioni in questo momento mi serve la size, mi serve la dimensione, l'ingombro.
Ok, quindi movimento per movimento ognuno avrà un ID diverso di oggetto. Per questo ID diverso di oggetto vado a leggere la mappa che è di fatto il mio database che contiene le informazioni sugli oggetti e estraggo la size. Se la direzione d'ingresso l'occupazione aumenta, se la direzione in uscita l'occupazione diminuirà di una quantità uguale. E quindi man mano che scorro l'elenco dei movimenti, questa variabile occupazione cresce o diminuisce. A me interessa andare a intercettare il massimo, quindi ogni volta che l'ho modificata vado a controllare se l'occupazione attuale è maggiore del massimo che conoscevo, allora aggiorno il massimo. E alla fine ritorno al valore del massimo. A un certo istante di tempo il magazzino avrà raggiunto un'occupazione massima che poi non ha più raggiunto in seguito. GetMaxOccupation. Questo GetMaxOccupation, se funziona, deve essere agganciato al metodo del controller che io ho chiamato doOccupazione, che è collegato nello scene builder al bottone calcolo occupazione. Quindi int max uguale model.getMaxOccupation e poi scriverò txt result append text occupazione massima uguale max a capo. Allora, vediamo se quadra, se fa qualcosa e se fa la cosa giusta. Eseguiamo questo programma, calcolo occupazione, mi dice occupazione massima 713. Vabbè, crediamoci. Anche se glielo faccio di calcolare più volte, è sempre 713, non dipende da nessuno dei parametri. 713 con magazzini da 300, 300, 600, 900. Vuol dire che con due magazzini non ho speranza di farci star tutto. Con tre magazzini mi darebbero una capienza complessiva di 900. Io so che in nessun istante avrò mai bisogno di una capienza complessiva superiore a 713. Però i magazzini purtroppo non sono ridimensionabili, per cui può darsi che ci siano degli oggetti che non ci stanno con una capienza 900 pur avendo un'occupazione totale massima solamente di 713. Questo dipende dalla strategia. Però ci dà già un'idea, no, di quando faremo la simulazione, sappiamo già che con due magazzini non possiamo scegliere la strategia che vogliamo, ma non ci riusciamo. Con tre magazzini, dipende, se la strategia furba magari ce la fa, altrimenti no. Con quattro magazzini, dovremmo star larghi. Dovremmo. Chi lo sa. Però saremmo abbastanza tranquilli. Il mio obiettivo, se avessi questo numero, è dire facciamo in modo di starci in tre. Facciamo lavorare la strategia in modo che mi faccia stare in 3. In 2 tanto non posso starci. Se riesco a passare da 3 a 4, scusate, da 4 a 3, ho un risparmio del 25% dei costi di costruzione e gestione del magazzino, perché 1 in meno su 4. Vabbè, però questo la simulazione ce lo saprà dire. Andiamo a vedere cosa ci guadagniamo, cosa ci perdiamo. Poi un conto è il costo di costruzione del magazzino, un conto è il costo legato al tempo di movimentazione. Magari poi decido che ne faccio comunque 4 perché vedrò magari che il guadagno in tempo è molto maggiore e mi riduce di molto il rischio di perdere degli oggetti, di non poterli memorizzare. Questo è lo scopo dei simulatori, no? Avere dei parametri con cui posso giocare e farmi i miei ragionamenti per poi prendere delle decisioni operative. Ok,
quindi, ma tornando, diciamo così, al contesto esame, il primo punto l'abbiamo finito. Un po' affrettato per riuscire a avere del tempo per il secondo punto. Ecco, l'unica, per parlare del resto, ho dimenticato di leggere le ultime due frasi, che sono: si assuma che i magazzini siano inizialmente tutti vuoti, che è l'ipotesi che abbiamo fatto quando abbiamo messo occupazione iniziale uguale a zero, e non viene utilizzata nessuna policy particolare per la rimozione degli oggetti. Cioè, noi dobbiamo tentare due policy su quando mi arriva un oggetto nuovo e lo metto in un magazzino. E invece quando devo estrarre un oggetto non ci dice nulla, perché anche lì ci sarebbe da lavorare. Se quell'oggetto, che ne so, il cane di peluche, è disponibile in tre magazzini diversi, non lo stesso, ma oggetti dello stesso tipo, da quale mi conviene estrarlo? Qui dice: non preoccupatevi, ne scegliete una a caso, va bene lo stesso. In un contesto reale, invece no, sarebbe sicuramente importante considerare anche le policy di estrazione. Ok, simula. Io qua già preparato nel controller un metodo doSimula che deve innanzitutto ottenere i parametri della simulazione e poi attivare, diciamo, un simulatore che faccia il suo lavoro. Allora, i parametri con cui deve lavorare il simulatore sono sicuramente le informazioni che ci sono nel modello, cioè il simulatore deve conoscere il modello, il numero di magazzini e la strategia da utilizzare. Ok? Allora, beh, il modello è quello che è, il numero di magazzini ce l'abbiamo scritto nella casella di testo, questa qua, numero locali. Int num locali lo trovo da... faccio un parse int perché ce l'avrò sicuramente sotto forma di stringa, txt locali.getText. E poi dovrò fare controllare gli errori, per ora andiamo avanti. Sappiamo che parseInt genera un'eccezione di illegal number format exception. Poi il secondo è la tendina. Allora, nella tendina io ho inserito due valori che sono meno occupato più occupato. Io, in funzione di ciò che l'utente avrà selezionato, il get value di quella tendina varrà meno occupato come stringa oppure più occupato come stringa. Io qua avevo fatto la scelta proprio per rapidità di dire che la choice box memorizza delle stringhe. Se volessi fare più il fine, dovrei fare un oggetto che contiene la stringa descrittiva. Ma qui avevo un po' fretta, no? Di non portarvi via troppo tempo oggi. Quindi io potrei andare a leggere il value, però mi starebbe abbastanza antipatico perché poi devo fare il confronto con la stringa meno occupato e più occupato se uno cambia i messaggi sotto. Preferisco fare il confronto con la posizione, cioè prima, seconda, terza voce selezionata, in modo che se qualcuno dovesse prendere questo e tradurlo in tedesco, la posizione delle voci rimane la stessa, cambiano solo le stringhe. Adesso è una questione di preferenza, quindi direi, chiamiamola la policy, il testo la chiamava così, la ottengo da box strategia, il box da solo non mi dà, no, riguardo al value mi dà, c'è il get value da qualche parte, che è una stringa sotto, però mi dà solamente la stringa, non mi dice se è quella in prima o in seconda posizione. Per saperlo devo andare a chiedere al selection model sottostante, il quale mi può dare sia il selected item, cioè la stessa cosa che il get value a livello superiore, cioè la stringa, sia il selected index, che in questo caso è quello che mi serve. Quindi varrà 0 per la prima scelta, 1 per la seconda scelta.
Non mi dice se, cosa fa se nessuno è selezionato, probabilmente spara un'eccezione. La documentazione qua non mi dice cosa succede se... Vabbè, sicuramente genererà un'eccezione a questo punto, oppure darà un valore non valido, tipo un meno 1. Non ce lo dice, lo scopriremo. Per ora facciamo attenzione a non fare errori, poi aggiungeremo la gestione degli errori. Quindi abbiamo preso queste due cose e dobbiamo creare un simulatore che lavori con questi parametri. Quindi io qui immaginerei una classe che si chiama Simulator, per dire, a cui gli dico, senti, lavora con questi dati, con questo numero di locali e con questa policy. E poi chiederò al simulatore, vabbè, simula, vai, vai avanti. Ok? Ah, questa classe simulator ce la dobbiamo fare. Non lo chiedo direttamente al modello, perché sennò mi si complica troppo. Se no, questa stessa cosa la potrei fare dentro il modello. Ma preferisco avere una classe in più e i dati più separati. Allora, adesso questo lo commento per non avere gli errori di compilazione e concentriamoci su questa classe simulator, che facciamo magari dentro lo stesso package dove sta il modello. Nuova classe simulator. Un simulatore è una macchina che elabora eventi. In questo caso gli eventi che cosa sono? Sono i movimenti. Non ci sono eventi particolari, diversi, generati automaticamente, che ci scheduliamo nel futuro, sono semplicemente risposte rispetto alle richieste di movimenti di ingresso e di uscita. Quindi è abbastanza semplice questo, perché la sequenza dei movimenti di fatto è la sequenza degli eventi che il simulatore deve simulare, appunto. Al simulatore abbiamo pensato che potesse avere un costruttore con quei tre campi, Public Simulator. Ovviamente deve conoscere il modello, deve conoscere il numero di locali, deve conoscere la policy. Al costruttore diamo il compito ovviamente di memorizzare queste cose in altrettante variabili locali. Quindi private model model, private int num locali. Private int policy. This.model uguale model, punto e virgola. This.numLocali uguale numLocali. This.policy uguale policy. Poi magari ci sarà altra roba da fare nel costruttore, ma come minimo si deve prendere i parametri con cui deve lavorare. Poi cosa fa questo simulatore? Deve gestire una coda di eventi, di solito usiamo una coda prioritaria perché questi eventi siano ordinati per istante di tempo, e quindi prendere l'elenco dei movimenti e travasarlo nella mia coda prioritaria, dalla quale poi i vari passi di simulazione li estrarranno uno alla volta. Man mano che li estrae, applica la policy di distribuzione per gli eventi d'ingresso e tiene aggiornate le statistiche, sono i dati che dobbiamo calcolare. Allora, mettiamo subito da parte i dati che vogliamo calcolare, perché così ci ricordiamo di calcolarli. Cosa ci dice il testo? Alla fine di tutto cosa devi darmi, caro simulatore? Devi darmi il numero di oggetto che non è stato possibile stoccare o non è stato possibile consegnare, i disastri. Quanti disastri? Int num disastri.
private, int numJust è uguale a 0. Partiamo da 0, poi speriamo. Seconda informazione che mi serve, il tempo totale impiegato per tutte le operazioni. Int private, int tempo movimenti. La terza informazione è il massimo fattore di carico dei locali. Private, questa volta è un floating point, perché il fattore di carico l'abbiamo definito come frazione. Double, max carico. Da 0 e 1. Queste sono tre informazioni che il simulatore, quando avrà finito di simulare, mi deve dare. E poi io stamperò. Quindi di questi tre signori sicuramente ci servono dei getter. Quindi aggiungiamo, già che ci siamo, il num disastri voglio averlo, il num tempo di movimenti voglio averlo e massimo carico voglio averlo. E ci facciamo aggiungere i tre getter. Adesso le cose facili le abbiamo finite, cominciano quelle difficili. Allora, una coda nella quale memorizziamo tutti i movimenti che dobbiamo elaborare. Una coda è una coda prioritaria di oggetti di tipo movement. Ok? Quindi questa è una variabile locale, quindi queste sono, se vogliamo, le variabili di ingresso del simulatore. Queste sono le variabili di uscita del simulatore, adesso abbiamo le variabili di lavoro. Per questo non ho voluto mettere tutta sta roba dentro il model, perché sennò l'avrebbe riempito di cose che c'entravano poco. Private. Dunque, vi ha detto che vogliamo una coda prioritaria, priority queue, di WMovement. Cosa ho fatto? E lo chiamiamo eventi. Allora, il costruttore del mio simulatore cosa può fare? Può già popolare quella coda prioritaria, andando a interrogare il modello. Quindi dopo che ho inizializzato questo, creo effettivamente l'oggetto eventi uguale new priority queue, priority queue, di partendo da model.get movements. Movements. Quindi inizializzo la priority queue già usando il costruttore che riceve come parametro una collection, quindi prendendo gli elementi della collection movements e inserendoli tutti, è come fare un add-all, no? Come creare la vuota e fare subito dopo add-all, aggiunge tutti quegli elementi. Perché li ho potuti aggiungere? Attenzione, una coda prioritaria, a differenza di una lista, ha bisogno di un criterio di ordinamento. In questo caso non mi ha dato errore, perché chi ha fatto il bin movement l'ha fatto comparable. Quindi ha già definito un comparable per quel bin che è il criterio di ordinamento. Adesso controlliamo se l'ha fatto come piace a noi, perché altrimenti dobbiamo cambiarlo. Dobbiamo dire priority queue, beh, non usare il comparatore naturale, cioè comparable, ma uso un comparator esterno che ti do io. Allora, chi ha fatto questo comparable, allora, rispetto a che cosa dobbiamo confrontarli noi nella coda prioritaria? Rispetto al tempo. Deve venire prima se ha un'etichetta time antecedente. Il metodo compareTo confronta il time e quindi ci va bene. This.time, other.time. Quindi questo bin è già stato creato nel modo giusto. All'esame probabilmente non vi darò già il comparatore fatto, ve lo dovete fare.
ma ve ne accorgete perché nel momento in cui provate a inserirlo, dov'è simulator? Dentro una priority queue, se la classe che inserite non è comparable, non implementa interfaccia comparable, la priority queue vi fa una pernacchietta e quindi dice aspetta un attimo che devo ordinarlo. Quindi abbiamo la coda degli eventi pronti per essere estratti. Siamo pronti. A questo punto possiamo fornire all'utilizzatore di questo simulatore un paio di metodi, uno che dice c'è ancora qualcosa da simulare? Sì, no. E l'altro che dice simula il prossimo evento. Quindi, i metodi che gli altri chiameranno per usare il simulatore saranno public, boolean, as next event, c'è un altro evento da simulare, c'è ancora qualcosa da simulare oppure abbiamo finito? Allora te lo dico a seconda che la mia coda degli eventi sia vuota, not, diciamoci un not. Cioè c'è il prossimo evento se la coda degli eventi non è ancora vuota. Se invece eventi è già empty, vuol dire che non ho più un next. E l'altro metodo che dobbiamo offrire al nostro cliente è un metodo process event. Elabora il prossimo evento. Elaborare l'evento ha l'effetto di estrarlo dalla coda degli eventi, in generale eventualmente non è questo il caso, ma in generale come sottoprodotto genera altri eventi che inserirà in coda, in questo esercizio non serve, ma in generale può esserci, prendo un evento e quando lo guardo mi accorgo che devo generare per il futuro delle nuove cose. Quindi consuma un evento, eventualmente ne inserisce dei nuovi e poi aggiorna le statistiche, gli indicatori sulla base della simulazione che questo evento sia avvenuto. Quindi, primo passo è estraggo l'evento, che è un WMovement per me, uguale eventi.remover, se non sbaglio, no? Remove recupera e cancella la testa di questa coda. Già spara un'eccezione se la coda è vuota, ma la coda noi faremo in modo che non sia vuota. Quindi qua abbiamo tolto, disaccodato, diciamo così, dalla coda degli eventi futuri il primo. Il primo in ordine di tempo, perché comparetto lavora col tempo. A questo punto dobbiamo processare, elaborare questo evento, questo movimento, quindi metterlo, togliere nel magazzino, e poi aggiornare le statistiche. Ok? Allora, mettere o togliere, a questo punto lavoriamo, andiamo a vedere cosa c'è dentro questo movimento. Questo movimento può essere un in o un out. Quindi separiamo questi due casi, prima di tutto. Switch. event.getDirection case in case dunque WMovement non si nomina da eccolo qua in WMovement direction due punti case out out due punti break. Questi in e questi out me li riconosce perché
No, non ho importato nulla. È dentro WMovement. E poi nel case possiamo anche mettere un caso default che non dovrebbe mai capitare, che è un errore. Mi faccia morire il programma se il movimento non è né un in né un out. Uno switch anziché una serie di if. Ok, allora nel caso di in, posso a questo punto chiamare un metodo che fa la scelta del magazzino e l'immissione del magazzino. Allora, a questo punto mi accorgo che mi manca un'informazione. I magazzini, dove sono? Devo avere una struttura dati, e me ne accorgo a questo punto, che per ogni magazzino mi dice quali oggetti contiene. Giusto? Allora, questo lo dobbiamo inizializzare. Come, che struttura dati posso pensare? Beh, io posso pensare a un array di tante posizioni quanti sono i magazzini, quindi posizione 0, primo magazzino, posizione 1, secondo magazzino e così via. Questo array che cosa contiene? Contiene, diciamo, l'elenco degli oggetti che quel magazzino ha. Come lo posso rappresentare questo elenco? Beh, potrei dire quanti oggetti di tipo 1, quanti di tipo 2, quanti di tipo 3, quanti di tipo 4. Oppure la lista completa, questo più quell'altro, più quell'altro, più quell'altro. L'oggetto 1 compare 6 volte, metto 6 volte l'oggetto nella lista. Però visto che per me sono intercambiabili questi oggetti 1, mi interessa solamente sapere quanti ne ho. Anzi, è più interessante sapere quanti ne ho. Allora, il magazzino quindi può essere semplicemente una mappa che, dato il tipo di oggetto, mi dice la quantità. E l'insieme di magazzini è un array di queste mappe. Quindi, di fatto, aggiungiamo una variabile magazzini, che sia un array list, un array list, possiamo dire, che a sua volta contiene cosa? Contiene delle mappe che mappano l'ID dell'oggetto, che è un intero, con la quantità di quegli oggetti, che è un altro intero. Quindi noi avremo magazzini.get di 0 è il primo magazzino. Magazzini.get di 0 è una mappa in cui se faccio get di 3 mi dà la quantità degli oggetti 3 nel magazzino 0. Giusto? Se io voglio aggiungere un elemento di tipo 2 al magazzino 7, farò magazzini.get di 6, perché partiamo da 0, se è il settimo, punto, cosa c'è? Put, uso l'hash table, put indice 2 il tipo di oggetto e il valore è il numero di oggetti che c'erano lì più 1. Così lavoriamo qua dentro. Questo è solamente un riferimento, lo dobbiamo. Un altro modo è fare una matrice bidimensionale, righe per colonne. Alla fine, però, lavorare con le collection è un pochino più comodo. Allora, dentro il simulatore, dentro il costruttore, devo inizializzarla quella roba, perché adesso magazzini è una bella parola, una bella descrizione a parole, ma è null. Quindi, come prima cosa, creiamo l'ArrayList,
di map di integer integer. C'è troppa roba qua. Poi adesso questo, ah no, 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 era giusto. Poi questa, adesso abbiamo l'array list, quindi ci possiamo mettere dentro i magazzini. Ogni magazzino è una mappa che va creata. Quanti ne devo creare? Beh, tanti quanti sono i locali, i num locali. Quindi, for, diciamo così, locale, da locale 0 fino al num locali, aggiungo aggiungo una mappa nella posizione 0, 1, 2, 3, così. Quindi aggiungo una mappa che è una new, un hash map ad esempio, di integer integer nella posizione locale. Locale? Ah, scemo, int. E l'altro. Metodo add che aggiunge un elemento in una certa posizione. La metto nella posizione 0, 1, 2, 3 e così via. In questa mappa quello che mi conviene fare è già inizializzare il fatto che per ogni tipo di oggetto ne abbiamo 0. Quindi adesso siamo nel primo magazzino, abbiamo creato la mappa che conterrà la descrizione degli oggetti presenti nel primo magazzino. E in questa mappa ci andiamo a mettere dentro l'informazione che di oggetto di tipo 1 ce ne sono 0, di oggetto di tipo 2 ce ne sono 0 e di oggetti di qualunque tipo ce ne sono 0. Quindi per tutti i tipi di oggetti che abbiamo, che il modello contiene, w.object.o, cosa faccio? Anche dopo c'è una mappa, quindi values. Dico che di quell'oggetto in questo magazzino ne ho 0. Quindi magazzini.get locale, cioè la mappa che ho appena creato, punto put, che di questo oggetto ho punto get id, ne ho 0. Ok? Vediamo se funziona, giusto, facciamolo solo partire. Questo era il dubbio che avevo. Ah no, number from exception. Bene. Ok, non dà eccezioni. Avevo solo timore su questo add. Ok, adesso abbiamo i magazzini, quindi, che prima non avevamo, vuoti. Quando siamo in un caso di un in, dobbiamo valutare in quale magazzino aggiungere l'oggetto, se lo possiamo aggiungere. Quindi possiamo magari avere una funzione, così lo dividiamo, add, oppure carica magazzino.
di event. E mentre l'altro sarà una scarica magazzino event. Quindi queste funzioni sono quelle che fanno tutto il lavoro di scelta del magazzino, prendono, posano l'oggetto e l'aggiornano. Allora, carica magazzino, una funzione locale, private, void, carica magazzino. W-movement, event, e idem la scarica. Carica magazzino, sceglie quale magazzino utilizzare. In realtà ne abbiamo due, a seconda della strategia, della policy. Se la policy è 1, cioè vale 0, vuol dire che deve scegliere il più vuoto, altrimenti deve scegliere il più pieno. Quindi qua devo ancora fare un passaggio. If policy uguale 0, carica magazzino più vuoto. Else, carica magazzino più pieno. Quindi, ci siamo quasi, eh? Carica magazzino più vuoto. Più piena. Più vuoto cosa deve fare? Deve andare a vedere qual è la percentuale di carico di ciascun magazzino e prendere il minimo. Allora, ipotizziamo, qui è un calcolo di minimo di fatto, di una funzione. Quindi, ipotizziamo che il magazzino minimo sia lo 0 e poi andiamo a vedere il fattore di carico di tutti. Il fattore di carico, come faccio a ottenerlo? Faccio la somma di tutti gli ingombri diviso la dimensione del magazzino, che sappiamo che è una costante, vale 300. Allora, facciamoci una funzioncina per calcolarlo. Private carico int magazzino. No, tutto il carico del magazzino è dunque int, chiamiamola la dimensione totale, quindi l'ingombro totale, poi vado a vedere quali sono gli oggetti che sono in quel magazzino. Doppio object o che sono nel magazzino, quindi magazzini.get di magazzino.keyset. In questa mappa vado a vedere quali sono le chiavi. Cos'è che ho sbagliato? Ah no, perché sono degli interi. Ok, l'id oggetto, che sono degli id oggetti. Quindi per ogni id di oggetto vado a vedere la quantità e me la dà la mappa magazzini.get di magazzino, che è il numero del magazzino.get di id object. Mi dà la quantità. L'ingombro lo devo incrementare di un valore pari alla quantità di oggetti moltiplicato per
l'ingombro unitario di ciascuno di questi oggetti, il size. Quindi io so che ho 17 cani di peluche, ma quanto è grosso ciascuno? Quanto è grosso ciascuno me lo dice objects, quindi model.getObjects.get di idObject.size. Scusate, getSize. Ok, quindi ingombro 0, prendo tutti gli oggetti che ci sono in quel magazzino, per ciascuno prendo la quantità, per ciascuno prendo l'ingombro unitario, moltiplico la quantità per l'ingombro unitario e sommo il tutto. A questo punto il magazzino più vuoto è quello che ha il carico minore. Quindi ipotizzo che il magazzino minore sia 0 e poi vado a vedere per tutti i magazzini. Magazzini che vanno da 1, perché lo 0 l'ho già contato, fino al massimo, si chiamava numero luoghi se non sbaglio, non locali. Allora, int mag, calcolo il minimo. No? Qual è il minimo? Qual è la posizione del magazzino col minimo carico? Se carico di mag è ancora minore del carico del magazzino minimo che avevo, allora min uguale a mag. Min è il magazzino minimo, mag è gli altri, allora devo vedere, il carico dell'altro è minore del carico del minimo che conoscevo? Se sì, vabbè, allora lui diventa il nuovo minimo. A questo punto finalmente ho il magazzino e ci metto dentro l'oggetto. Min è il magazzino nel quale devo mettere l'oggetto. Può darsi che ci stia, può darsi che non ci stia. Quindi ho due casi. Il primo caso è in cui non ci sta. Non ci sta quando? Se il carico attuale del magazzino, che è già il minimo, più la dimensione dell'oggetto supera 300. Quindi se il carico di min più la dimensione dell'oggetto che ci devo mettere, event.getObjectId, mi dà l'id dell'oggetto, ma a me serve la dimensione, quindi è model.getObjects.get. Punto get size. Se questo è maggiore di 300, disastro. Quindi è un numero disastri, scriviamolo anche. Se invece non è vero, quindi vuol dire che quella disuguaglianza è sul verso minore o minore o uguale, vuol dire che quell'oggetto ci sta ancora. Ok, aggiungiamolo. Aggiungerlo significa prendere magazzini, get di min, che è il magazzino in cui lo vogliamo mettere. Mettiamo all'id object event.getObjectId quanti ce n'erano più 1. Quindi il valore, quindi metto, qui sto aggiornando l'hash table, ok? Del magazzino minimo, il più vuoto. E sto dicendo di questi oggetti
Ce n'è quanti ne avevi e quanti ne avevo? Magazzini, punto get di min, punto get di event, punto get object di. Ne avevo tot e adesso ce n'è più uno. Nel fare tutto questo spendo del tempo. Quant'è il tempo che sto spendendo? Il tempo, abbiamo detto che è una formuletta che ci dice, andiamo a prendere il testo, 60 più 500 per il carico. Quindi 60 più 500 per il carico, attenzione, il carico relativo, quindi dividendo per 300. Quindi carico del magazzino in cui l'ho messo, divido 300.0. E tutto questo va poi arrotondato a un intero. E quindi il tempo totale va incrementato del tempo che ci metto in questo movimento. Quindi ho deciso che movimento fare, ho verificato che fosse lecito, se è lecito faccio il movimento e aggiorno il tempo. La seconda strategia, carica magazzino più pieno, sarà simile, ma anziché cercare il magazzino minimo, cerca quello massimo, facendo attenzione che comunque contenga ancora, possa ancora contenere l'oggetto, quindi non è il massimo in assoluto. È il massimo tra quelli che hanno un carico minore di 300 o meno la dimensione dell'oggetto. Quindi si modifica un po' il codice sopra, ma il resto rimane uguale. Lo scarica magazzino va a cercare il primo magazzino in cui c'è almeno uno di quegli oggetti e lo toglie, sto andando veloce perché abbiamo finito il tempo, ma poi me lo finisco, e a quel punto essenzialmente è finito. Nel senso che i metodi, torniamo sopra, process event, i metodi carica, scarica, magazzino, aggiornano loro le strutture dati. L'unica cosa che potremmo ancora aggiornare in questo metodo process event è l'altra variabile da ritornare, che è quella della massima, del massimo carico complessivo. E quindi potremmo fare qui sotto, prima di ritornare, aggiorna max carico. Andarsi a fare il calcolo di tutti i carichi e vedere, salvarsi se qual è il massimo rispetto a quello attuale. Questo è indipendente da come ho fatto il movimento, va a vedere semplicemente la fotografia statica dei magazzini. Ecco, per non lasciarvi senza nulla, vi faccio vedere cosa salta fuori. E poi questo è un programma completato, calcolo occupazione, non avevo fatto questo, avevo fatto la simulazione, in cui dicevamo, se io ho due locali, so già che non ce la faccio, e quindi qua mi dice disastri uguale 2, tempo totale 171.000. Ci sono dei disastri, anche se usassi la strategia del più occupato, in realtà il tempo di movimentazione è aumentato, ma i disastri ci sono sempre. Con quattro magazzini non ho più disastri, il tempo di movimentazione diminuisce un po', ma neppure tanto. Sul meno occupato vedete che continuo con quattro magazzini, sto largo, no? Ho sempre zero disastri e il tempo di movimentazione diminuisce notevolmente. Ricordiamoci che la strategia del più occupato, anche se ho tanti magazzini, tende a non usarli. E quindi il tempo che ci mette è sempre lo stesso perché lavora sempre in un magazzino che tende ad essere molto pieno. La cosa carina è che con questo dataset, se metto tre magazzini, mi dice che il tempo di movimentazione è 117.000, chiaramente superiore a quello che se avessi quattro magazzini, e ho un disastro, ancora un errore, non due ma uno. Se vado sulla strategia più occupato, ci metto il doppio del tempo di movimentazione, ma sono riuscito a mantenere a zero i disastri. Quindi effettivamente la strategia 2
La seconda strategia è quella che riesce a ridurre, diciamo, a sfruttare meglio i magazzini, a ridurre, non dico azzerare, perché ci sarà sicuramente un dataset che fa fare disastro anche all'altro. Per essere sicuri di non fare mai disastri, uno dovrebbe conoscere il futuro. Se io sapessi quali sono i pezzi che mi arriveranno, allora so già come mettere quelli di oggi. Oppure dovrei avere la possibilità di spostare i pezzi da un magazzino all'altro quando me ne arriva uno nuovo per sistemarli meglio. Quindi sono strategie molto più complesse. Il futuro di solito non si conosce, però poter aggiustare il presente si può fare. E allora si potrebbe sicuramente fare meglio di questo. Però qui si vede chiaramente che noi stiamo giocando sul numero di magazzini che ho a disposizione rispetto al rischio di disastro, rispetto al tempo che ci metto a movimentarlo. Sono variabili che in fase di progettazione ci permettono di valutare. Ah, qui il tempo è finito, quindi mi interrompo qua, vi termino l'esercizio, magari cerco anche di registrarmelo con calma in ufficio così avete anche la spiegazione, non entro oggi però questo, cioè entro subito, vi metto questa parte e poi la soluzione ve la do appena lo termino, in modo che così possiate avere la soluzione completa. Domani laboratorio e poi ci si vede all'esame. Grazie.